Eccoci. Al gioco che diavolo ho caricato questo. Eccoci a My Night Resistance. Eccolo qua. Dov'è la casa? Telegramma, eccolo qua. Continuiamo e è venuto l'ora di affrontare i propri demoni perché io all'epoca. Anche la migliore partita, riuscivo pochissime volte a superare quel pezzo qui. Pochissime volte, perché poi dopo di questo c'è subito il boss che ora che capivi come affrontarlo, schiattavi. Quindi ho salvato da qui apposta perché, è una parte demoniaca questa. Una parte veramente molto difficile che probabilmente ci passerò la puntata. Cercherò di non abusare troppo di salvataggi, ma ripartirò sempre da qui. Cerchiamo di risparmiare almeno. Qua mi fottevano sempre tutte le vite. È difficilissimo quel pezzo qua. Quindi saliamo sull'ascensore. Io preparo a sparare la bomba subito. Perché arrivano quei maledetti qua e ti fottono. Probabilmente mi fotteranno tutte le vite. Porco. Fanno incazzare questi, ma fanno incazzare. Tantissimo, speriamo che la bomba. Niente, ti sparano in faccia e fortunatamente ciò. È un livello troppo bastardo questo qui. Ma cribbi tutte le vite perdo. Io lo odio quel pezzo qua, ma che cazzo si sono inventati a fare una cosa così assurda? Quel macribbio, non c'è posto di scansarti. E lo sapevo che sarebbe stato un casino quel pezzo qua, eh. E morivo sempre qua, anche a fare la partita perfetta. Per me dopo Might Knight Resistance, si fermava qua. Mamma mia che culo, ci vuole un po' di culo, eh. Guardate i colpi, continuano a vagare per il livello fino a che ti fottono. Ho resistito un po' di più sto giro. Poi sarebbe andato meglio. Ma cazzo, lo sparo a 3, ma non me l'ha dato. Non me l'ha dato perché è uno stronzo. Porca puttana, ti sparano sempre in faccia e non c'è niente da fare. Una parte di livello difficilissima questa. Cazzo, riuscire. Arrivo al super lomino con. No! Con una vita. Tutte le vite ti fottono quei maledetti. Ma poi è una parte. Oh, ce l'ho fatta! È una parte lunghissima, ho perso tutte le vite, ma poi c'è il boss. Non è finita perché poi c'è il boss, è una parte difficilissima, il boss però. Spariamo le bombe. Ok. No, aiuto. Ma cribbio, no. Ma non saltare, no, 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 no. Parte tristissima, una parte difficilissima questa del livello. E vi dicevo che bisogna passare tutta la puntata qui. Non so come andare avanti perché non ho mai approfondito neanche l'emulazione, non ho mai finito quel gioco qua, ma spero che no, non sia così poi andare avanti, cioè non sia peggio andare avanti perché altrimenti. Ma cazzo che bastardi che sono! Non saltare, non saltare. E ma colpiscili, ma non li colpisce neanche. Poi arrivano sempre. Puttana maledetta. Che bastardo di un livello che è questo. Qualcosa di allucinante quella parte di livello qua. E ce l'ho fatta ancora con una vita. Devo svegliarmi qua. Devo fare più in fretta qua. A colpire questo. Ok. No.
scampestata, tutte le vite mi fanno fuori. Ah, muori almeno te, me ne manca uno. Me ne manca uno, ma ho perso tutte le vite, ne avevo una caterva, eh. Livello difficilissimo, non è finita. Spara tutto quello che hai. Mamma mia, che livello impestato. Peccato perché... poi c'è l'occhio, non è mai finito quel livello qua. Non è mai finito quel livello qua. E muori. Questo è facile almeno, la parte qua dell'occhio. Guarda, guarda, guarda che bastardi! Sì, ma... ho perso tutte le vite. Ho perso tutte le vite e... non so quanto convenga, vabbè che poi salvo e... andare avanti, vorrei cercare di... risparmiare almeno una vita. E riusciamo, per quello che è impossibile quella parte di livello qua, farla... è veramente difficilissimo, devi avere un culo esagerato, ma il problema è che... ma cazzo, poi ti passano davanti e ti... vediamo se gira un po' più... bene. Oh, che culo. Avendo un culo esagerato, eh. Cazzo. Ma in 2 secondi si possono perdere tutte le vite. Quel livello qua del terribio. Ma guarda cosa cazzo devono inventarsi. Ma poi salti e arrivano gli altri che ti fottono. Basta. Non finisce neanche mai. Oltretutto sì, stavolta ho fatto bene. Mi piacerebbe salvare, ma non voglio. Voglio essere onesto. Ok, basta fare in fretta qua. Spara le bombe. Sì. Oh. Cazzo, ma... vita persa da idiota. Stavolta però ho 2 vite se non faccio cazzate qua, eh. Posso sparare già all'occhio? Meglio non sparare all'occhio, ma sparare quel babbeo qua che mi venga... no, no, non uccidermi. Ah, oh, che culo! Non saltare, per amor del cielo, poi... il fatto del sistema di comando così che tante volte ti fa saltare... quando non vuoi. Ok. Mamma mia, meglio di... ce l'ho fatta. Sì, datemi chiavi. Finito il livello. E adesso salvo. Faccio caricare e poi salvo perché ho perso quasi tutte le vite lo stesso. Difficilissimo. Guardiamo cosa possiamo prendere. Ecco, è questa che mi serviva a me. Io voglio questa. Guarda che spara al triplo colpo. Colpi ne ho. Nitro ne ho ancora. Una vita non me la dà, eh. Ho 2. Ne prendiamo colpi, dai. Prendiamo colpi così. Ho 1000 colpi e sono a posto per un po'. Andiamo avanti a scoprire la parte per me oscura del gioco adesso. Perché non ci sono mai arrivato qua. Facciamo caricare e poi vediamo come va. Per un secondo. Ok. Ho caricato il livello. Vado per la prima volta ad affrontarlo, quindi andrò piano. È la prima volta che faccio il livello, quindi guardiamo cosa ci riserva, perché ho 2 vite e volevo nel possibile non salvare durante il livello. Riparte se non trovo punti particolarmente bastardi come quello del livello prima. Eccoli qua, che maledetti qua, a priori quei maledetti qua. Dammi le chiavi. Andiamo avanti piano e questi sono i più infami di tutto il gioco. Mamma mia, grande. Vai avanti piano. Piano piano.
Ancora, di nuovo lui. Di nuovo lui. Non è un'arma molto indicata questa per fare quella roba qua. Però vabbè. Ci accontentiamo. Che è andato. Ok. Vado sempre avanti con molta cautela. Blocco 6, mi dice. Porca. Non mi la chiave. Quindi immagino che dovrò arrivare fino al blocco 1. Può essere una tattica continuare a sparare avanzando. Perché? Perché sì. Perché almeno mi fulmina nel possibile questi. Basta che non ci siano più parti con l'ascensore. Dai! Ma che cazzo ti ho fatto di male? Porco cane, perché? Anche l'arma secondaria non è il massimo, per questa tipologia di nemici. Ma cazzo, cazzo, no! Perdere due vite così. È che non ho più vite, capito qual è il problema? Non ho più vite, quindi in questo long play, soprattutto nei livelli qua che non ho mai fatto, sarebbe bello avere sempre una vita di scorta. Magari poi la vinco alla fine, però non è ancora finito il livello. Non lo sparo qua a 3, va bene per questi qua che volano, molto bene, ma attenzione, muori. Ma poi qui? Ah. Oh, cazzo, c'è il boss. Che sarà mai il boss? C'è nessuno? Oh. Questo l'ho ancora visto. Il gioco l'ho ancora visto. Qualche long play li ho ancora visti. Oh, questo cosa fa? Fa appena così? Se fa appena così non sembra complicato, solo che sono io che non me ne verrò più fuori. Non devo stare qua nell'angolo però. Dove è andato? Ma non sarà mica tutti da uccidere quelli lì, sennò stiamo qua fino domani mattina. Ma le mie armi secondarie qua non fanno un cazzo proprio. Ma uno ucciso, basta? Sì, credici. Ah, che ne ho ucciso un altro, ma c'è un punto debole che non. Muoiono subito alcune volte. No, è la super bomba qua, la super mossa che me li fa. Eh sì, devo ucciderli tutti quelli che si vedono in lontananza. Interessante come boss. Se riesco a colpirli subito con la super cosa qui, muoiono subito. Me ne mancano 3. Non è complicato se non cambia tipo di attacco durante adesso, durante quella fase qua. Guarda che muoio, Ok. Ok. No. Me ne manca uno? Sì. È andato. Cazzo. Non è finita però, Non dovrebbe più esserci niente di. C'è un sacco di chiavi, perché se uno perde la vita prima che non riesce a recuperare le chiavi, giustamente ha la possibilità di. Peccato perché non ho più. Rimango senza vite e. Oh beh, fa niente, la guadagno qua, quindi mi va bene. Almeno una vitina, una vita di scorta. Vediamo cosa posso prendere. Missili sì. Ma non.
No, la shotgun no, perché c'è un sacco di colpi di questa che li sputtanerei. Devo prendere qualcosa come arma secondaria, ma prendiamo i missili. Prendiamo i missili, cosa facevano a quella roba qua? Potrebbero essermi utili, quindi non li faccio e proseguo. Proseguo così. Altro livello fatto, proviamo a vedere cosa ci riserva il prossimo livello. Tra un secondo. Eccoci nuovamente, è finito di caricare il livello, andiamo a vedere di che cosa si tratta e se... Dove sono qua? Sono un... dentro una condotta. Vediamo un attimo com'è il livello, non so quanti livelli abbia, non mi ricordo più neanche l'arpeggio. Attenzione, c'è... Partiamo con un elicottero che mi attacca, che probabilmente magari sarà anche il boss, chi lo sa. No, ma che cazzo fai? Ma perché non perdere vite così? Il sistema di comando è non potevano fare altrimenti con un solo tasto così, però è complicato così a gestire il salto e la direzione dello sparo tutto nel joystick. Si crea un po' di confusione questa cosa, ma non fa niente. Sono dentro una specie di laboratorio, chi lo sa. Attenzione, vediamo com'è il livello. Oh, usiamo un attimo i missili qua. Muori? È morto? Non mi sparare. Ok, è morto. Ok, dai, andiamo a vedere cosa ci aspetta. E se la questione diventa troppo complicata, poi allora. Ok. Allora, qui. Non va su? No, non va su. Quindi andremo giù. Alzati in piedi. Combatti. Cazzo, ma quelli da sopra. Quelli da sopra mi hanno fregato. Niente, rifacciamolo. Non so se riesco a farlo senza salvare durante il livello. Sarebbe bello, ma dipende da quello che mi aspetta, che il elicottero qua abbiamo capito, e fino là non è grandissimo titolo, la musica sono spettacolari veramente, anche il titolo in generale è stato veramente un'ottima, ottima, ottima conversione. E poi vabbè, livello di difficoltà, ragazzi, era quello, ai tempi e tanti giochi che anche oggi ho il piacere, voglio avere il piacere di finire, ma su alcuni non posso fare a meno che usare l'emulazione e il salvataggio, perché altrimenti veramente sarebbe troppo complicato. Distruggiamo quelle cose qui, sentiamo di là c'è il babbeo. E io mi preparo con i miei super missili. E qui il casino è che mi arrivano da sopra. Devo sparare il missile quando cominciano ad arrivare da sopra. Ma è un casino perché appunto dovendo schiacciare la tastiera. Oh, sì, ce l'ho fatta. Non è per niente facile. Ma chi è questo? Chi è lui? Aiuto, spara. Non è una bella posizione qua, andiamo giù dalla scala. Aiuto. Mettiamoci in salvo. E spariamo i missili. Cos'è una mu... Cosa cazzo è l'uomo elettrico? L'uomo Flash? Questa è la trasformazione di Flash. Flash cattivo.
però ho trovato la posizione perfetta, che ma muore o devo ucciderlo o lo devo fare? Sì, sta morendo. Sta morendo, è morto! Ok. Attenzione a quelle lame qua, non mi piacciono mica tanto. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Non c'è niente, non c'è niente perché non posso andare, non mi fa andare. Ok, quindi probabilmente adesso potrò andare sopra che prima non potevo, che lo so. Non va più, anzi. Vai, non c'è più nessuno, spero. Teniamo sparato perché magari mi arrivano all'improvviso, mi fottono. Non si sa mai. Non c'è più nessuno, ho finito. No, che cazzo, ancora lui. Oh, prendi le palle, vai via. Muori. Vabbè, se non viene su, andarci alla porta a distruggere. No, c'è l'elicottero da... Che palle! Bisogna uccidere il coso dell'elicottero di prova, ovviamente. Beh! Quanti colpi vuoi? Perché non gli fanno, non gli fanno niente i razzi? Ah sì, sta morendo. È morto. Distruggiamo la porta, abbiamo finito il livello. Ottimo, eh. No, questi sono quelli da salvare? Papà, mamma, fratello, sorella. No, sono alla fine. Sono alla fine, scienziati vari. Sono alla fine, penso, non lo so cos'è quella roba qua, perché io sinceramente né l'arcade né la versione del Commodore 64 non l'ho mai finita. E quindi, ma presumo, devo prenderli. C'è ancora una missione dopo. Boh. Adesso l'ho finito, sono stato bravo, però solo grazie ai salvataggi, perché altrimenti farlo filato... era un'impresa più unica che era, ragazzi miei. Però non lo so, adesso vediamo se alla fine vi lascio, ci godiamo insieme, anzi ci godiamo da soli, perché il finale è una cosa che va goduta da soli, tranquilli, e vediamo il finale e ci vediamo al prossimo video. E se non è finito, finiamo il livello, non lo so, vediamo. Comunque, caso che è finito, grazie a tutti, grazie Edoardo. Mi ha fatto molto piacere questa richiesta, mi ha fatto, anche se ci ho messo un po', ma sai, i miei tempi sono quelli. È stato un piacere, alla prossima, ciao.